Immagino abbiamo 10 minuti, non di più. Io volevo soltanto togliermi qualche curiosità. Dunque, credo che siano ancora qui in sala Patrizia Vaccari e Luca Benecchi. Credo e spero, anche perché mi hanno promesso un passaggio per tornare a Bologna, quindi se non ci fossero sarebbe un bel casino. Allora, voi vi occupate di servizi sociali a Parma, Patrizia, e Luca invece a Scandiano, provincia di Reggio, dico bene? Allora, comunque di vostri colleghi qua ce ne sono tanti, la domanda è rivolta a voi ma è rivolta anche a tutti gli altri. E la domanda è un po' questa, più che una domanda è un'esperienza che io ho avuto, problemi filologici sono sempre presenti qui, io sono stato a fare il turista in Giappone e mi hanno portato a vedere un posto molto particolare, lungo un fiume c'erano delle casette, delle baracche, bellissime da vedere da lontano, erano piccole, curatissime, colorate perché erano fatte di legno, plastica e diciamo spazzatura riciclata. Davanti ad ognuna c'erano le scarpe del suo, non so se avete sentito parlare di questo fenomeno, sono gli evaporati, cioè sono, li chiamano così, sono le persone che in qualche modo sono economicamente fallite in Giappone. Nessuno di loro, quasi nessuno di loro, si reca negli uffici pubblici a ritirare il proprio assegno di disoccupazione perché lo ritengono in qualche modo un insulto. Allora, ecco, fenomeni come questi in Italia, come li gestite? Nel senso, io credo che il ceto medio affondante abbia un po', credo, no, almeno anche da quelle cose che leggevo, abbia un po' questo complesso, cioè non vuole essere dichiarato sfigato, quindi si fa fatica anche ad aiutarlo, no? Immagino che lì i conflitti divampino e voi non avete neanche quella capacità di intervenire che avete nei casi conclamati di Barboni piuttosto che... È vero o no? O è una mia supposizione sbagliata? Cioè, come vi approcciate ai, ai nuovi poveri? Ma ci sente? Si sente? Sì. Sì, ecco. Ma ci approcciamo, sarebbe meglio dire non ci approcciamo. Perché nei servizi, però. Non, però questo è, va anche detto, nei servizi spesso non arrivano per come sono capaci di lavorare i servizi, per cui o siamo in grado, e un po' ci si sta lavorando, di uscire e di andare a fare quelle operazioni sul territorio che sono in grado di incontrare situazioni di questo genere, altrimenti dentro i servizi non ci arrivano. Per cui sono misure alternative in un qualche modo economiche, ma sono su numeri molto limitati perché, ripeto, ai servizi queste persone non sono, come dire, hanno la vergogna di arrivare, di venire, di farsi vedere in una condizione di vulnerabile. Per cui quello che si porta a casa anche da questo convegno qui, dalle riflessioni fatte, è che abbiamo sempre più bisogno di lavorare su progetti in coalizione con associazioni, famiglie, eccetera, perché questo è il fronte. Un po' si sta facendo, ma l'abitudine dei servizi, anche professionale, è molto, come dire, è molto frenante rispetto a tipi di progetto o di servizi che lavorano in coalizione con saperi che sono altri e che sono saperi comuni, anche di persone vulnerabili. Ci siamo detti che la vulnerabilità è un po' di tutti, per cui è ovvio che... Ma allora, scusa, passo la domanda a Patrizia. Vabbè, insomma, Gino parlava nel suo contributo di una società che ascolta ma in varie forme, e quindi non c'è solo lo sportello dei servizi sociali presso il quale io mi reco se ho un problema, ma ci possono essere anche altri punti di incontro. Quando a me chiedono, io abito a Bologna, ma com'è Bologna, è vero che è peggiorata? Dico sì, è peggiorata perché secondo me si è strappato un po' il tessuto sociale, cioè non c'è più quel tipo lì di rete di relazioni, no? Ecco. E quindi voi, non so, dove andate a incontrare questi disagi? Si parlava di cene, convivi, negozi, per cui anche quando si parla di privatizzazioni e di criminalizzazione di categorie come i commercianti o i taxisti, a me da utente, insomma, viene qualche dubbio, perché in fondo i taxisti parlano, e a Bologna per esempio sono una categoria fondamentale, tu insomma senza i taxisti non capisci la città, i bottegai anche, quando io vado a fare la spesa a Bologna, quando ho tempo io perdo un giorno a fare la spesa e torno a casa che mi sono sfamato di socialità, ecco, quindi
Ma purtroppo, come diceva Luca, i servizi sono ancora molto chiusi dentro le loro stanze, quindi questo approccio ad uscire non è così facile ad ascoltare. Stiamo iniziando a Parma, ma penso insomma in altre situazioni, con un ascolto maggiore all'interno delle scuole, per esempio, piuttosto che in luoghi dove le famiglie si incontrano e appunto dove attraverso l'ascolto delle famiglie noi andiamo a costruire dei percorsi, delle possibilità. Sicuramente manca appunto questa solidarietà diffusa, manca un ascolto, quello che dici tu, insomma, il bottegaio non c'è più, e anche il bambino, per dire, che va a comprare, andava ai tempi, si andava a comprare magari il quaderno da soli, adesso non si può più far niente, c'è anche un'autonomia che si viene, compra all'ipermercato in periferia. Esatto, e quindi questo toglie sicuramente quella capacità di ascolto di tutti. Quello che dobbiamo fare come servizio è sicuramente ricostruire questa rete, che noi chiamiamo rete, ma forse dobbiamo andare anche oltre questa parola ormai, perché forse anche ormai desueta, dobbiamo fare di più, uscire dai nostri uffici sicuramente, questo credo che sia ormai inevitabile, ineludibile insomma. Ecco, io spero che sia ancora qui, ma se no c'è qualche suo collega o sua collega. Nicoletta Poppi, mediatrice di conflitti, c'è? C'è ancora? Oh, ciao. Magari no, il filo là non arriva, Augusta, scusa, adesso non per mettere in dubbio le tue capacità manageriali, però fin qua... Cioè, vabbè. No, a proposito di conflitti, prima Marianella faceva un esempio bellissimo che era quello delle orme e quindi diciamo di strumenti di carattere anche psicologico, no, per mediare i conflitti. Io ti porto solo un'esperienza, sei di Modena, quindi magari hai sentito parlare, a Bologna c'è la famosa Via Pratello, dove ultimamente sono scoppiati dei conflitti pazzeschi tra i ragazzi, i giovani che vogliono frequentare questa strada, che è una strada piena di luoghi di spettacolo, eccetera, eccetera, e gli inquilini che abitano lì che vogliono dormire. Io ho gestito, assieme a Siusi e ad altri, un circolo Arci in Via del Pratello nei primi anni Ottanta per 4 anni. I conflitti c'erano, identici, però a proposito di mediazione di conflitti, nel nostro circolo c'erano le sedi di tutti e tre i sindacati, le sedi dei due partiti, è intervenuto il quartiere, il presidente del circolo era un vigile urbano, e, insomma, il conflitto è stato gestito fino in fondo. Noi alla fine abbiamo deciso che, nonostante una scaletta spettacolare prevedesse di cominciare soft col jazz e finire strong con il rock, facciamo il contrario, cominciamo col rock alle 9 di sera, alle 10 smetteva e c'era il jazz alle 11, per cui insomma alla fine il conflitto è stato mediato, ma da un tessuto sociale, politico, molto preciso. Adesso, a distanza di 25 anni, è scoppiata la rivoluzione perché i comitati, eccetera, si tirano le bottigliate. Sì. Come siamo messi? Come siamo messi? È mai possibile? Ma siamo messi che forse le agenzie, non so come dire, istituzionali, tradizionali, hanno perduto un po', no, di questo, sì, il potere di incidere, il potere di ascoltare, il potere di fare sviluppare, no, una relazione. Allora forse c'è bisogno anche di far intervenire facilitatori dell'incontro, persone che cominciano anche a far confrontare i punti di vista, che sono i punti di vista delle persone che abitano in quello stabile, in quella via, e che svolgono lì la loro vita, e ragazzi che lì ci vogliono fare delle altre cose che non ho capito. Quindi a partire proprio dai bisogni delle persone, far sì di provare a costruire dei ponti. E forse questi ponti non sono più, come dire, non sono più in grado di essere costruiti mattone dopo mattone da quelle agenzie che hai detto tu, quindi dal sindacato piuttosto che dal partito, piuttosto che da altre persone che fino a 20 anni fa, o fino anche forse a 10 anni fa, erano riconosciute, no, con questa possibilità, con questo potere. Oggi meno, perché forse la gente comune li considera un po' dall'altra parte di un sistema, o dentro il sistema, dentro un sistema da cui non sono più né ascoltati né riconosciuti. Allora riprendere in mano questa capacità di costruire ponti.
tutti insieme, cioè, ecco. Però il circolo di cui ci sto parlando, e sto parlando non, insisto, di 30 anni fa, ma di 20 anni fa, di 15 anni fa, e non è una barzelletta, nella stessa saletta si riunivano l'uno dopo l'altro i cacciatori e gli animalisti. Nel senso che i cacciatori facevano la loro riunione, poi pulivano un po', tiravano via le cicche, arrivavano gli animalisti. Insomma, non era un brutto risultato, no? Ecco. Adesso pare che invece nell'immaginario collettivo il conflitto sia quasi una spinta, quasi un'entità. Questo mi tocca chiederlo a Gino, anche se so che hai parlato tanto, eccetera. Però, allora, no, qui hanno detto autorevolmente che bisogna inserire un ragionamento sul potere, giustamente. Sulla politica l'avete detto e ridetto, ma sui mass media no? Nel senso che questo immaginario terribile è alla fine è stato costruito dalla televisione, no? La cosa che diceva Marianella, quella delle orme, potrebbe essere un ottimo format televisivo per evitare quei deliri di contenitori in cui la gente litiga. No, perché quello è un esempio veramente eclatante. Ma la televisione è responsabile moltissimo. Io per esempio nel mio piccolissimo, per fortuna l'ho fatta poco e l'hanno vista in pochi, ma quel poco secondo me ha fatto dei danni pazzeschi e ora me ne rendo conto. Per esempio anni fa c'era questo movimento socio-musicale che si chiamava il Demenziale, è nato a Bologna, gli Schiantos ve li ricordate, no? Cioè era una presa in giro, un rovesciamento ironico di una realtà anche ideologica. Noi siamo, io nel 68 avevo 14 anni, quindi i miei fratelli maggiori 68ini non li sopportavo, così ideologici, così rompicoglioni, così sempre, avevano sempre ragione loro, che due maroni. Allora ecco che il Demenziale prova a smontare questa cosa, ma condividendo poi tutto il mondo ideologico. Per esempio abbiamo chiamato come opinionisti in una trasmissione che si chiamava Il Lupo Solitario dell'87 il mago Telma, no? E anche Vanna Marchi, che nessuno, c'è poco da ridere, che nessuno conosceva. Allora chiamare loro come opinionisti era una provocazione, era una cosa ambigua. Dopo il Demenziale hanno fatto il demente e non ce ne siamo neanche accorti, ma non è colpa nostra, nel senso, è vero, cioè adesso Telma è all'Isola dei Famosi, come da Vanna Marchi ha avuto il suo percorso e va bene. Però la televisione, almeno i vecchi democristiani lo sapevano che la televisione è sempre pedagogica, ma i giovani leoni, quelli, gli emergenti che sono venuti fuori dopo, dicevano non è pedagogica affatto, non c'entra niente, questa è una cosa in sé, se tanta gente la guarda vuol dire che funziona, poche pippe, no? Non lo so, tu cosa pensi? Secondo me anche uno spot televisivo, se dà un modello di comportamento demente che ti fa sentire inadeguato, può provocare i fenomeni che voi studiate, o no? E l'ultima cosa, così in una parola fai tutto, internet, adesso c'è internet, adesso, scusa, che problema c'è? C'è Twitter? Ecco, ti dico questo e poi basta. Io una volta ho chiuso in un angolo un assessore al traffico di Bologna, di 2 o 3 giunte fa, e gli ho detto, no, ma dai, devi fare questo, quest'altro, ma non se ne può più, di qua e di là. Lui mi fa parlare, poi mi fa, ascolta Gino, ma Gino in senso generale, vieni con me alle assemblee dove mi tirano le scarpe, me le tirano i commercianti da una parte, me le tirano i residenti dall'altra, vieni con me. Io chi ho dietro? Non ho nessuno. Non ho, diciamo, cioè tutti su internet erano bravi a mandare le mail, capito, all'assessore, però poi socialmente, come gruppo, come massa critica, non c'era nessuno. Quindi io ci lavoro con internet e quel poco di reddito ancora viene da lì, però non può sostituire, credo, io dico delle cazzate apposta perché tu magari dici il contrario, non può sostituire un rapporto sociale de visu, o no? Ah, sono d'accordo, non ho mica, ho già finito, cioè, nel senso che è sempre così? Nel senso che i mass media, cosa facciamo? Spazio comune, come fa a intervenire sui media? Ha delle difficoltà di proporzioni. Ma sì, la sfida deve essere proporzionata alle tue forze,
e soprattutto si sta spostando molto, secondo me, il veicolo della comunicazione dalla televisione verso internet, e quindi questo è uno spostamento. Uno dice solo per certe fasce d'età, però quello sta avvenendo, e allora bisogna non mitizzare la rete e considerare ancora che le relazioni sociali sono le relazioni faccia a faccia sono ancora decisive, senza però demonizzare la rete, nel senso che anche lì passano delle cose interessanti. Noi certo. Ci abbiamo messo credo 6 mesi, 1 anno, poi abbiamo fatto anche il sito, insomma non è una roba eccezionale, poi l'abbiamo fatta con i nostri mezzi. No, ma è chiaro che... L'abbiamo fatto tra di noi, entre nous, come dicono alcuni. È un sito seducente. E non è venuta una roba mega galattica, però è venuta a costo zero. Noi dobbiamo lavorare a costo zero, non ci avevamo mica i finanziamenti, quindi... C'è un forum, non c'è ancora scritto nessuno, abbiamo capito che i forum non funzionano più, bisogna fare i blog. Ma perché devi essere virale, no? Se non sei virale, non... Dopo facciamo la campagna Facebook, la lanciamo a novembre, poi non è partito nessuno a farla, allora dopo nessuna campagna Facebook, io non sono neanche iscritto a Facebook. No, comunque... un anno meno di te, quindi sono un po' attempato. Scusa, vabbè, no, io lavoro con questa materia, noi abbiamo dei siti, uno fa 1 milione di utenti unici al mese, facciamo i raduni dal vivo per parlare di Visu, finalmente, certo. Ma dal vivo vengono, guardano e non dicono niente, poi tornano a casa e su Twitter dicono di tutto. Questo è per me è straordinario, però va bene. Dai, lo so che siamo in ritardo, ma scusami, un'ultima cosa, ci tenevo proprio, perché ci dovrebbe essere Rosario Iccarino della CISL, ma assieme a lui ci sono magari altri sindacalisti qua, secondo me, e dai, con l'Augusta che tira i fili della, ecco, va. Allora qui, guarda, non devo neanche farti la domanda, nel senso che è chiaro che si parla di welfare e di welfare parlano tutti, purtroppo di welfare stanno parlando anche appunto questi tecnici, saranno anche bravi, capito, ma appunto che sia Draghi a dire che il welfare va modificato, la domanda è chissà come lo vuole modificare lui, no? Secondo quale parametro. Ecco, per i sindacati penso che sia il momento più terrificante della storia del movimento, perché siete a metà tra gli occupati e i disoccupati, i precari e i garantiti. Io quando vedo un sindacalista alla televisione sto male per lui, perché capisco che è durissima. È faticoso perché, dato generale della crisi, che crea altri problemi oltre quelli che, diciamo così, ordinariamente i sindacalisti gestiscono, richiederebbe di affrontare questi temi allargando la partecipazione delle persone, allargando il coinvolgimento, soprattutto di quelli che vengono definiti i corpi intermedi, tra cui c'è il sindacato. Certo, questo approccio tecnocratico del governo Monti, che però è difficile criticare perché dopo tanti anni di Silvio si fa fatica a criticarlo, però c'ha questo punto che per noi è un punto molto critico, no? E perché il nostro lavoro è molto faticoso, perché tenere insieme le persone è una fatica quotidiana che i sindacalisti fanno tutti i giorni. E la rappresentanza collettiva è assolutamente una sfida improba, no? E stando alle cose che sono venute anche fuori questa mattina, io pensavo che noi sindacalisti dobbiamo, la ragione per la quale siamo qui a Spazio Comune anche, no? Cioè, arricchire il nostro modo di fare sindacato significa stabilire con le persone nella relazione di rappresentanza anche un rapporto educativo. E cosa avete portato a casa da questo giorno e mezzo come sindacalisti? Da questo giorno e mezzo abbiamo portato a casa, ma dal lavoro che in questi mesi Spazio Comune ha prodotto, l'idea che stamattina è venuta fuori in maniera molto evidente, che insieme allo sforzo di potenziare le persone, no? Nelle loro abilità, con la formazione, chi sta nel mondo del lavoro e che deve rispondere, appunto, che mette in gioco le sue abilità non solo più solo manuali, ma tutta la persona, no? Le abilità sociali, e noi dobbiamo fare questo lavoro insieme di rafforzare le persone e nello stesso tempo farle scoprire il senso del limite, cioè la vulnerabilità. Io faccio il formatore nel sindacato e sto utilizzando questa chiave
in termini pedagogici, in termini educativi, perché se noi non, insieme a potenziare le persone, non diamo a loro la possibilità di scoprire, di avere la consapevolezza di questa vulnerabilità, difficilmente diciamo, riusciranno a riaprirsi all'altro, perché il mondo del lavoro, che oggi è così competitivo, rischia di creare questo individualismo difensivo. Allora, il lavoro da fare è anche far riscoprire alle persone il senso del limite, la vulnerabilità, e questo può essere la possibilità dell'apertura all'altro, e in questo senso ripensare e rendere possibile la rappresentanza collettiva, che serve anche per ridurre l'impatto di governi tecnocratici. Ti ringrazio. Penultima domanda, e di un percorso che mi porta a fare l'ultima domanda a un economista. C'è ancora, vero, qui in sala? Sì, Giovanni. Sì, vabbè, ma dopo. Tu sei vieni pur qua davanti, ma sei l'ultimo, secondo me, nel senso che saranno i primi, nel senso ideologico del termine, nel senso che... Vabbè, ma prima di arrivare a Giovanni Foste, che è un economista della Bocconi, e io volevo fare una domanda breve a una mia conterranea, Anna Rebecchi, c'è ancora, presidentessa di una cooperativa mantovana, è là? Allora, io volevo citarti, io ho solo elementi turistici in mano, non ho altro, però sono stato in Argentina, dove ai tempi della grande crisi ho visto della gente che si auto-organizzava e riusciva a fare delle cose anche molto, molto interessanti, in una situazione molto simile a quella, credo, in cui noi siamo ficcati adesso. E poi, insomma, io credo che la cooperativa come tale sia un sistema economico, produttivo, diverso da un'azienda. Il fatto di questa riserva indivisibile, che comunque è un ammortizzatore sociale, economico preciso, in più ci sono delle relazioni che dovrebbero essere diverse da quelle di un'azienda normale. Tu che sei presidente di una cooperativa, tengono ancora botta le cooperative? A fatica, ma insomma cerchiamo di fare il possibile. No, la nostra è un'esperienza molto piccola all'interno della nostra... Ah, magari se ti alzi ti vedono che è più... Ma mi vedono lo stesso. Ah, ti vedono là, i mass media, scusa, non ci avevo badato. Ho visto da là fino adesso. Sì, scusa. No, per quanto riguarda la cooperativa è un'esperienza molto bella, interessante e molto legata al territorio. E riusciamo ad avere quindi dei collegamenti e dei contatti con le famiglie. Diciamo che le esperienze che ho sentito qui portavano più un'esperienza dalla parte o degli amministratori o comunque dei comuni, mentre il nostro punto di vista è più legato a quella che è l'esperienza della gente che vive nel territorio. Io della verità sono qui non come presidente della cooperativa, ma come cittadina facente parte di un gruppo di soprattutto giovani, che però non sono riusciti a venire qui per motivi di studio o di lavoro, che stanno mettendo in piedi una realtà in vista delle prossime amministrative che ci saranno a maggio all'interno del nostro comune. E ho voluto partecipare a Spazio Comune proprio per cercare di capire cosa stava venendo avanti rispetto a quelle che sono anche le sensibilità e le attenzioni che all'interno del gruppo stavamo portando avanti, quindi il discorso della partecipazione, del coinvolgimento della gente. C'è un nesso quindi tra quello che stai facendo a casa e quello che hai sentito qui? Evidentemente sì. Beh, insomma, no. Non era così scontato. Cioè. No, io infatti... È un bel complimento per quello che avete fatto in questi giorni. No, infatti, io comunque mi sono sentita subito in sintonia quando ho visto quello che era la promozione del convegno, insomma, per cui sono venuta proprio per cercare di vedere se era possibile andare avanti non da soli, quindi cercare dei collegamenti e portare avanti questa esperienza insieme ad altri che più o meno da un anno, insomma un anno e mezzo, la stanno portando avanti. Quindi il periodo in cui è nato anche il nostro gruppo all'interno del nostro
del nostro paese, però non ci conoscevamo ancora, adesso ci conosciamo. Comunque nel tuo paese questo gruppo di giovani si è ritrovato, ha creato una relazione e adesso vuole uscire allo scoperto. Sono dei vecchiotti come noi che li stanno sostenendo. Ecco, vedi, da cui lo SPI. Però questi giovani poi vogliono uscire allo scoperto e presentarsi con una lista, dico con bene? Con una lista, sì, sì, sì. Allora, ti ringrazio perché arrivo proprio a dov'è che l'ho perso qua? Francesco Maltese c'è ancora, che fa l'assessore in Piemonte. C'è, eccolo lì. Proprio giusto nell'area comune del microfono. Ci vuole un bel coraggio a fare l'amministratore adesso in questi contesti. Perché adesso vanno di moda molto le lobby, diceva, più che di moda, hanno un grande potere, hanno acquisito nel vuoto pneumatico di altre situazioni le lobby, adesso bisogna essere dei tecnici, altrimenti non sei nessuno, hai solo della gente che si lamenta, immagino, e nessuno che ti sostiene, nel senso che la partecipazione non è più, diciamo, quotidiana. Quindi... No, ecco, qui ci sono anche degli psicologi, potrebbero aiutarti. Ecco, sì, io vorrei... Sì, effettivamente sento un po' la solitudine del politico, diciamo, in questo momento. Sì, la solitudine come i primi, Ma non so, sono sorpreso dal fatto che mi sono stato, diciamo, tirato... Quindi non sono preparato, però... Apposta. Ma vorrei condividere una domanda che mi porto a casa, no? Perché in questi giorni si è parlato tanto di spazio comune... E allora mi è venuto in mente un gioco di parole, no? Spazio comune, spazio del comune. E tutto sommato forse, come dire, bisognerebbe lavorare un po' di più su questa connessione, no? Tra quello che è l'esperienza dello spazio comune, di cui anch'io poi in modo schizofrenico faccio parte, diciamo, del gruppo piemontese, con quello che è lo spazio del comune in cui appunto questi meccanismi non funzionano. Per capire banalmente, a Moncalieri, dove io vivo, insomma, dove esercito questa funzione... Che assessorato hai, scusa? Ho la cultura, il turismo e il lavoro. E quindi, come dire, un mix piuttosto, diciamo, complicato. Però, diciamo, è successa una cosa, è nevicato, no? E c'è stato quindi un sacco di neve che è arrivata. Allora, io credo che nella logica dello spazio comune... ci saremmo presi tutti la pala e in qualche modo saremmo scesi per strada in qualche maniera, insomma, a darci da fare per spalare la neve. Nella logica dello spazio del comune non funziona così, no? No, perché io pago le tasse e a un certo punto, come dire, qualcuno dovrà andare a spalare la neve visto che io pago le tasse. Però poi le cose, come dire, forse sono un po' più sfumate. Allora mi piacerebbe ragionare un po' su questa relazione, no? Far diventare un po' più lo spazio del comune, un po' più spazio comune, ecco. Più capace, diciamo, di dare spazio alla partecipazione e alla responsabilità da questo punto di vista. Però è una domanda a cui non so rispondere. No, ma questo dato della neve è stato eclatante. Cioè, nella città dove vivo è nevicato molto e non si è visto nessun cittadino in giro con la sua pala. Anzi, io ho visto anche dei giovani extracomunitari, eccetera, che andavano in giro con le pale e si offrivano e gli dicevano no. Cioè, dopodiché, grande polemica col sindaco perché ha speso troppo a fare spalare la neve. Il problema è che il sindaco non mi risulta che abbia avuto la faccia tosta e il coraggio di mandare tutti a quel paese dicendo ma spalatavela voi davanti a casa vostra, no? È che il politico adesso non ha più quel tipo lì di... perché la demagogia... Vabbè, comunque ti ringrazio e siamo arrivati... Dov'è Giovanni? Dove si è... Giovanni Fosti della Bocconi, ciao. No, io non so niente di economia, anche se ogni tanto mi danno dei libri da leggere, ma sono peggio di quelli di Gino, nel senso che sono davvero difficili. Però io credo che alla fine i nodi vengono al pettine e il pettinino ce l'hai in mano tu. Nel senso che tutte queste contraddizioni io credo che nascano da una situazione economica, da un modello economico che non funziona più, che è quello della finanza piuttosto che quello no, della globalizzazione, insomma, di queste parolone che però hanno una ricaduta concreta sul nostro quotidiano. Io sogno che da qualche università venga fuori, non dico un neopostmarxismo che non sta bene, che non è di moda, ma un'altra teoria, un'altra soluzione, un'altra prospettiva. Lo dicevo prima e ci credo, sarebbe il più forte antidepressivo che potremmo dare, no, a chi in questo momento sta male, perché gli dai
una speranza che ci possa essere una regola diversa. Invece sembra che le regole debbano essere solo queste, e quindi in questo contesto uno davvero non ha speranze. Quindi la domandina, roba da ridere, in un minuto neanche, perché è già l'una, c'è qualcuno che sta elaborando una nuova teoria economica? Ma ce ne sono molti che stanno elaborando delle teorie economiche. Se posso fare così, visto che hai fatto riferimento a Marx, se posso fare riferimento anch'io a un autore, a Marx, c'è una frase molto interessante che dice: non entrerei mai in un club che accettasse uno come me. È Groucho Marx, però diciamo. Sì. Io credo che il tema della vulnerabilità abbia, come dire, che questa frase legga molto bene il tema della vulnerabilità, nel senso che questo è un fenomeno collettivo che ognuno vive in modo individuale, ma non ci si riconosce. Questo mi sembra l'elemento chiave su cui abbiamo ragionato, che mi sembra molto vicino anche al dibattito di oggi. Possiamo ancora vivere in una società in cui crediamo che su problemi così complessi ci possa essere una teoria o qualcuno che individualmente o un gruppo ristretto è in grado di produrre una soluzione stabile su cui ci potremo sedere, oppure dobbiamo cercare di trovare il modo di condividere un modo migliore per stare dentro condizioni di fragilità che ci possono anche riguardare tutti? Questa mi sembra la questione. Cioè, dobbiamo aspettare il guru o dobbiamo costruire insieme dei processi un po' diversi? Perché se dobbiamo aspettare il guru, non vengo qua a discutere di partecipazione. Se invece vogliamo pensare che possiamo costruire insieme dei processi diversi, dobbiamo anche pensare che saranno processi fatti di tentativi, di prove e probabilmente anche della possibilità di fare qualche errore. E se però vogliamo costruire processi diversi, permettetemi di dire che il mio problema non è se Mario Draghi dice la sua sul welfare, il problema è se la dice solo lui. Se non invitiamo invece, se non ci abituiamo a pensare che chiunque la dica, quello che conta è se dice una roba interessante o no. E quando parla Mario Draghi, per esempio, parla con dietro un ufficio studi fatto di persone giovani che lavorano in Banca Italia, che studiano, che si danno da fare e che offrono un sistema di competenze straordinario all'interno di una cosa che si chiama istituzione. E in questo paese avere delle istituzioni è una delle cose di cui abbiamo più bisogno. Allora, da questo punto di vista, il mio problema non credo che debba essere se Mario Draghi è legittimato a parlare di welfare. Il mio problema è se noi siamo in grado di costruire contesti in cui di più vari attori, possibilmente diversi tra di loro, parlino e siano legittimati tra di loro reciprocamente a parlare di welfare. No, ma su questo hai perfettamente ragione. Il problema è che Mario Draghi dice la sua e magari dai sindacati non ho capito che proposta venga fuori, per esempio. Cioè, che Mario Draghi dica la sua è assolutamente legittimo, ma ci sono altri che magari vivono il problema del welfare dall'interno che non riescono a elaborare una controteoria. Per quello, come dire, potremmo fare una società, io ci metto tra virgolette l'energia e la rabbia, la linea chi me la dà? Qualcuno che se ne intende un po' di più, non so, in termini economici, vabbè, nel mio piccolo ho visto delle filiere che hanno una loro legittimità, per esempio quella dell'equo solidale o del microcredito, rappresentano degli esempi divergenti, ma rappresentano anche un fenomeno molto, molto marginale. L'impressione è quella che siamo all'interno di un, non so come definirlo, sistema è una parola ormai obsoleta, un sistema che però sembra non avere alternative, sembra non avere vie d'uscita, quindi la rassegnazione e l'individualismo, non quello positivo di cui parlava il professore, ma proprio quello per dire vabbè dai, mi salvo io come posso, che è il contrario del sentimento di avere relazioni, sia preminente, perché ci sono poche speranze, insomma. Va bene, è tardi, andiamo via, andatevi, cioè non lo so, se no qui altro che spazio comune diventa un... Dimmo qualcosa di definitivo, di verde speranza. Fine. Sì, vabbè, insomma, è comoda. Li facciamo studiare e poi fanno gli spiritosi così, fine. Avete qualche altro appuntamento
è un... Vabbè, questo allora lo dice Gino. Ah, Gino. Sì, sì, Gino. Sì. Gino. Più deluso, Gino, allora. Gino ha fatto il giovanilista, pare che sia caduto qui dalla... è caduto da un'altra parte, va bene, prego.